Abbiamo la Stark Varg. Stark Varg. Stark Varg. Stark Varg. Fidati di me, andiamo un giorno di questi che sei a casa a Kiev e noleggia il Stark che gli farai gli automatici. Stark Varg, ragazzi, credo la parola più sentita nell'ultimo periodo nell'ambito moto. È la moto da cross elettrica per eccellenza. Ormai sono passati 2 anni dalla sua uscita, però comunque in Italia non è che ci sono così tante persone ancora che ce l'hanno. Ma uno di questi, chiaramente, ragazzi, è il buon Ivo. Da amante dell'elettrico ha subito deciso di comprarsela qualche mese fa. Io ho preso una Stark Varg e oggi sono venuto qui da Woody Racing, ragazzi, Adorno con Stefano, e mi fa provare un po' la Stark. È una bastardata questa, perché voglia. Lui lo sa già come va a finire poi. Siccome quel bastardo di Ivo, ragazzi, me l'ha minata tantissimo, gli facciamo lo scherzo inverso. Sono venuto una Stark, Ivo non lo sa chiaramente, la portiamo a casa e vediamo fargli una sorpresina coi fiocchi. Ragazzi, ho desiderato questo momento per un sacco di tempo, essere sulla Stark gentilmente concessa da Woody Racing. E raga, a me non me ne frega niente di fare il test chill. Mappa 1, mappa 2, mappa 3, mappa 5 al massimo. Oh la madonna. No vabbè. Madonna. No. Madonna. Appena presa, appena ritirata e non sta giù. Io, raga, adesso vorrei aprire tutto, ma comunque non è facile. Riesco ad aprire tutto, raga, ve lo giuro. Ma che c***o dici? A few moments later. Oh! Oh mio Dio! Ma non è vero! Che cazzo è sta roba? Ho visto tanti video della Stark, me ne hanno parlato tutti bene, tutti rimangono strabiliati, però pensavo che esaltassero comunque un po' di più le sensazioni per la reaction. Ma col cavolo, raga, cosa che mi ha impressionato per adesso non è tanto l'accelerazione da zero quando parti, perché più di un tot lì non riesci a scaricare a terra, ma è già ad alta velocità quando dai ancora di più. Lì è devastante, veramente non ha senso. Però c'è una sorpresa nel furgone per te. Sono questa scatola. Comunque, ragazzi, sto provando questa borraccia di A-Rap, che come la moto, ragazzi, mi ha veramente stupito. Oggi sono stupito da troppi punti. Moto, borraccia. Potrei essere io il boomer nel 2024. Al rubinetto. L'ho vista da un sacco di miei amici, mi ha incuriosito e gentilmente i ragazzi di A-Rap me le hanno inviate. E raga, è veramente una figata. Io sto bevendo acqua, però allo stesso tempo io sto percependo il sapore del gusto che ho messo qui in alto. Fai vedere cosa abbiamo qui. Acqua, cosa cola? No, caffè. Ah, sì, infatti, ma leggi. Ragazzi, come funziona A-Rap? Tanto per iniziare, ragazzi, è proprio una borraccia. Molto semplicemente la rifillate d'acqua. Una volta chiusa non dovete aver preoccupazione, perché tanto ha chiusura ermetica. E la borraccia semplice è questa. Più però, cosa ha fatto A-Rap? Ha creato questi pod, ragazzi. Ice coffee, buttacelo. Adesso l'ho sentito. Di diversi gusti che semplicemente voi inserite. Bevete normalmente succhiando l'acqua e grazie all'olfatto retronasale percepite il gusto del pod, però state bevendo acqua normalissima. Minchia, questo qua è il caffè, sento un botto. E cosa strana che abbiamo bevuto, penso, già un litro d'acqua solo perché volevamo provare i gusti. Ce l'ho in bocca, avevo in bocca l'acqua, raga. Intanto che la tenevo in bocca, sulla lingua proprio, non so come dirlo, è incredibile. Cepisco il sapore, in questo caso dei frutti di bosco. Tra l'altro, due versioni di borraccia, questa è in metallo, e veramente una marea di gusti. Sapete quanto è importante per noi che facciamo sport bere acqua? E in questo modo A-Rap ci dà una possibilità di bere acqua, ma con molto più piacere. C'è il link in descrizione di A-Rap, come al solito. Utilizzate chiaramente i miei link per supportarmi e date un occhio alle loro borracce, perché hanno creato veramente qualcosa di innovativo. Raga, l'ho portata subito al Monza Pizza Bike Park. Devo fargli un po' di ripresine fighe con questa luce. Vi presento la mia nuova Stark Varg. Per
chi non lo sapesse, questa è la moto da cross elettrica per eccellenza. Come avete capito, in questo momento mi è stata gentilmente concessa da Woody Racing, che ringrazio un sacco. Chiaramente non è a tutti gli effetti mia, ma me l'ha data perché sanno i bastardelli di Woody Racing che facendomela provare, poi dopo dovrò comprarla. Io, raga, l'ho addocchiata tempo fa. Sulla carta ha delle caratteristiche che tutte le altre motocross non hanno. Non ha manutenzione ed è di una semplicità di utilizzo veramente incredibile. Volevo solo farvi vedere delle chicche di questa moto e poi voglio provarla. E non voglio fare altro che salire su questa moto, ragazzi. Ma la cosa molto bella è che la moto è veramente stretta nella parte anteriore, proprio perché non ha radiatore, non ha niente di quelle cose lì. E per chi arriva dal mondo bici, questo è un vantaggio notevole, perché io sulla motocross mi sono sempre sentito un po' troppo con le gambe larghe. Io in particolare ho deciso di prenderla con i freni entrambi a manubrio. Sulle pedane, ragazzi, né di qua né di qua non c'è nulla. E questo è un grosso vantaggio di guida, perché non devi più muovere i piedi intanto che fai cross. Ciò vuol dire che quando fate i canali a destra in motocross, il freno dietro non potete utilizzarlo, non potete correggere tanto dentro il canale se non col freno anteriore. Invece con la Stark il freno tanto ce l'avete a manubrio. L'altra particolarità che magari avete notato è che in mezzo al manubrio ha praticamente un tablet, uno schermo. In realtà è un vero e proprio telefono creato da Stark, che ha dentro una sim, ragazzi, quindi è sempre connesso a internet. Quando comprate la moto insieme, chiaramente è incluso anche questo, ed è incluso anche internet praticamente per sempre, da cui praticamente potete controllare tutto della moto. Però dal manubrio avete sempre il tasto d'accensione, potete cambiare direttamente le mappe. Per il resto, esteticamente, raga, io non so cosa dire di questa moto, è veramente bellissima, mi piace un sacco. Poi di questo grigio simile alla mia 30N mi fa ancora più impazzire, è mega incazzata. L'altra cosa molto particolare, ragazzi, è il cavalletto. L'ho scoperto solo quando sono arrivato a casa, è che in realtà questo, raga, è un compartimento segreto dove dentro avete un primo cavo che attaccate. Guardate come è fatto il sistema di ricarica, tappo bellissimo tra l'altro. Questa la attaccate qua, tac, e poi da quest'altro buco esce la spina, l'asciugo classica, la attaccate semplicemente alla presa di ricarica e la lasciate in carica. In più insieme vi arriva un kit di attrezzi per smontare praticamente tutta la moto. Ragazzi, come vi ho detto nella intro, io voglio fare una sorpresa a Ivo. Ma non l'ho detto a nessuno che andavo a prendere questa moto, quindi adesso vi faccio vedere un po' di reaction di tutte le persone a cui vado a farla vedere. E poi per ultimo, ragazzi, chiederò molto probabilmente a Ivo di andare a farci un bel giro con la Talaria e mi presento, arrivo lì con la Stark e vediamo come reagisce. Apri, apri. Ho fatto la bici nuova. Non è vero. È vero. Non è vero. Oh! Oh, porco Diaz. Bello. Apri la portiera. Apri la portiera. No. Non è vero. Tardo. È una merda. È una brutta merda. Cattiva merda. Simo, vieni che ti faccio vedere una roba. Apri. Merda. È simpatico, vero? Merda. È camperizzato. Che pezzo di merda. È spawnata nel furgone stamattina. Jesus. Allora, prima di farla provare ai bambini, ve la faccio vedere un attimo provata in mappa massima sull'asfalto, ragazzi. Dolore per i tasselli. Dio, beh. Lascia in mappa 1 prima. Così è delicata. I tasselli. Guarda come sono. Abbiamo fatto un'accelerata in strada, raga. Abbiamo già grattato i tasselli. Le hai già tolte. Le hai già strappati tutti, bro. Bro, bro. È tua? L'hai comprata? Sì, perché? Figo. Figo, figo. La sicurezza, prima di tutto, prendo il casco. Vediamo, vediamo, vediamo. Questa quanti cavalli è? Così è 44. Vabbè, porco d'inci. Con tutto il peso che ha, ma quando acceleri, guarda che strappa via il doppio. Oh, cazzo, sgommi! Le gomme nuove, si. Io non tocco, vincimi. Prego, prego, bip, bip, bip. Troppo, però. Non insultatemi per i tasselli, ma volevamo provarla. Qui in Formula 1 consuma così tante le gomme. Raga, siamo davanti a casa di Ivo. Qui ho già scaricato la moto. Prima che arrivassi mi ha scritto che lui viene con la Stark e mi fa: così te la faccio provare bene. Sì, grazie Ivo che me la fai provare. Gentilissimo. Come reagisce che adesso mi presento di con questa? Eccolo. Quella. Sono in cortile e sto cambiando al volo la camera d'aria della Stark. Sì, sì, io mi sto cambiando e arrivo lì. Ok. Che merda. C'è anche te? Cazzo sì. Cazzo, ma che culo. Complimenti per l'ottimo acquisto. Gliel'abbiamo fatta, raga. Siamo riusciti a mettergliela in culo. Ho sentito anche le palle. Inizia. Oh, che schifo.
Buongiorno. Tant'è che è difficile star dietro perché alzi talmente tanta merda che è difficile star dietro. Oh, qua, qua che succe, succe. E mi lancio giù. Un bastone nelle mani mi è arrivato. Minchia, ma che freni. Minchia, raga. Dai, facciamoci uno sparaglio. Pronto? 3, 2, 1. Oh, oh la madonna. Allucinante. Vai forte, dai il gas e si impenna. Figata, raga. Bambini felici, cazzo. Com'è? Andiamo. E non fare rumore nei buchi. Vai, buttacela. Fammi vedere. Minchia ripida questa. Oh, provo. Oh. Devo entrare dentro più di 5. Rifaccio, No, che palle! Ancora non ce l'ho fatta. Aspetta, riprovo ancora una volta. Una volta ancora, riprovo. Allora, prima era giusto. Ho solo sbagliato la linea. E c'era il gradone. Vado. Ci sono. Sono andato. Sono andato. Fatto. Evviva. Campione del mondo. Ragazzi, la Stark è stata provata. Il giretto con Ivo l'abbiamo fatto. Questo video non vi ho fatto vedere l'utilizzo per cui è stata creata questa moto, cioè il cross. Perché volevi copiarmi. Ah, è vero, anche lui l'ha fatto. Per adesso devo dire questa prima scelta della Stark mi ha convinto molto. Però io comunque ripeto, in enduro la Talaria per me rimane migliore per il tipo di livello che ho io, perché è più leggera, più maneggevole. Però in cross con la Talaria non è il massimo, è troppo piccola. Questa secondo me potrà rendere molto. Prossimo video, raga, abbiamo la Stark in cross. In descrizione vi ricordo che comunque ci sono i link per Airup, dategli un occhio e raga, ci vediamo al prossimo video. Bella.